One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 7 giugno, è l'anniversario della nascita del musicista che ha cambiato per sempre il corso della black music. Prince. Nel 2004 Prince viene ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame con questa motivazione. È stato uno dei rari musicisti in grado di fare bene tutto: cantare, ballare, comporre e arrangiare canzoni, produrre musica e dirigere una band. In quasi 40 anni di carriera ha pubblicato decine di album e ha inventato il Minneapolis Sound, una mescolanza eclettica di funk, R&B e synth rock che ha avuto un'enorme influenza negli anni 80 e oltre. Prince entra nel mondo dell'industria musicale giovanissimo. Debutta nel 1978 a 20 anni. La sua casa discografica lo presenta al mondo come il nuovo Stevie Wonder. È un musicista prodigio. I primi dischi li realizza da solo. Scrive, arrangia e suona tutti gli strumenti. Il successo planetario arriva negli anni 80, con album memorabili come 1999, Purple Rain e Sign of the Times. In questo periodo Prince è un vulcano di idee e innovazioni. La sua creatività sembra non avere limiti. Dal vivo è travolgente. I suoi concerti sono eventi imperdibili. Gli anni 90 lo vedono alle prese con una vera e propria guerra all'industria musicale. Per sfuggire alla tirannia delle case discografiche, Prince decide di distribuire la sua musica in autonomia, attraverso la rete. È uno dei primi musicisti al mondo a farlo. Muore il 21 aprile 2016. A soli 57 anni, lascia un archivio sterminato di canzoni che stanno uscendo a poco. Se i giornalisti pensano che genio sia la parola giusta per definirmi, ha detto Prince in una delle ultime interviste, accetto la definizione. Chi sono io per correggerli? Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato ed Elisa Lancia.